Io mi chiamo Belbula di cognome, il nome è Abdelilah, sono nato in Marocco, sono in Italia da più di 20 anni, 21 anni di preciso. Praticamente sono nato a novembre del 1970. Sinceramente ero in Francia e sono venuto sinceramente per un periodo soltanto per passare l'estate in quell'anno. Sono venuto della Francia in Italia, sono venuto di preciso in Toscana e proprio era questo primo effetto, era per una vacanza, poi è stata per tutti questi lunghi anni. Praticamente sono venuto in Pullman, della Francia in Italia, e da lì praticamente non sono più continuato a vivere, ho fatto famiglia, sono rimasto a vivere qui in Italia, praticamente. Sinceramente, la cosa la più che si attira di più del popolo italiano in generale, popolo unico, sinceramente parlo in generale, sono delle persone sinceramente, che hanno questo modo di fare che è molto simile a questa tradizione araba che abbiamo, questa ospitalità, sinceramente sono il primo effetto che ci. È un popolo unico, sinceramente. Soprattutto è legato a questo discorso, magari politico, di certe politiche che sono legate soprattutto alle estreme destre, che si trovano non soltanto in Europa, ma in diverse parti del mondo. E questo discorso praticamente del non voler accettare l'altro non è legato a un modo di fare del popolo italiano, ma legato a certi discorsi, soprattutto politici, televisivi, che io vivo qui da più di 20 anni, non lo vedo così tutti i giorni, non li vedo, li sento soprattutto in televisione, questo che ci dispiace. Io ho lavorato in diverse parti, non ho mai sentito discorsi di quello che io sento magari tutte le sere. Ho fatto anche il mediatore culturale, cioè gli unici problemi, ho fatto il mediatore culturale per tanti anni anche nelle scuole. Tipo di problemi che si trovano e soprattutto penso mal capire l'altro, e questo non capire l'altro, o avere dei pregiudizi sia dalla parte dell'italiano sia dalla parte del nuovo arrivato. Era nel 2006, era la finale tra l'Italia e la Francia, no? Mi contattava il direttore dei Salesiani, no? E mi diceva che i ragazzi di origine, soprattutto marocchini e arabe, applaudono la Francia e non l'Italia. Loro non hanno mai avuto rapporti con la Francia, perché non è detto che la Francia era il Marocco, colonizzava il Marocco, che c'è questi rapporti, che la vedo stranissima. Mi diceva no, perché arrivano i salesiani, iniziano a applaudire la Francia, no, curiamo la Francia. Comunque sono andato da questi ragazzi e gli ho detto: come mai
voi siete italiani, siete la seconda generazione, siete nati qui, siete arrivati qui, poi come ha partito la Francia? Loro mi hanno detto no, ma loro che ci hanno detto che voi siete della parte della Francia, allora lo... Allora è rimasta qui fino a quando la finale ero invitato da degli amici che hanno questo grande schermo. Allora appena sono arrivato mi dicevano «Je parle pour la France!» Ho detto «No!» Anzi, aspettavo benissimo questo perché mi sento italiano, sento come se fosse praticamente sta giocando l'Italia e la mia squadra di cuore e il mio paese. Sono rimasto un po' male, mi siete a spiegare perché questi ragazzi fanno così un tipo di rivolta, un tipo di non accettare il fatto che non si sentono proprio, fanno parte veramente dell'Italia, perché inutile dire a qualcuno che si sente italiano ma tifa l'Italia, certo che ci fa, cioè che domanda è? L'italiano, l'Occidente non deve sentirsi un liberatore praticamente di una cultura considerata arretrata, inferiore, come anche l'immigrato non deve sentirsi che davanti a uno che non accetta la sua cultura, la sua religione, deve essere praticamente un'integrazione da tutte e due parti, come si dice spesso che l'integrazione è come un matrimonio, che tutti e due devono dire di sì, che l'immigrato deve accettare, un nuovo arrivato deve accettare, di conoscere, di imparare. La cosa più bella, io che sono appena arrivato, ho iniziato anche a studiare italiano, mi sono iscritto nella vostra università di Siena e ho avuto già dopo 4 anni che sono in Italia il livello 4 del CIRS, no? Questo mi ha aiutato molto perché senza lingua non puoi capire l'altro. Mi ricordo quando sono arrivato primo mese, la gente così mi chiamano, mi parlano, non so rispondergli. Per questo era un motivo in più che sono andato subito a vedere con i ragazzi i cartoni animati, no? Questo ci ha aiutato molto a imparare la lingua, a iniziare a imparare la lingua italiana.